questo è il gruppo degli esordienti, ce ne mancano ancora una decina, man mano arrivano alla spicciolata, chi esce più tardi a scuola, chi ci mette più tempo a pranzare, ecco che arriva Cocco, uno dei portieri. Questo è il gruppo di Giuseppe Giancristoforo, c'è anche mister Giordano là in fondo, c'è anche Giordano Simone, c'è anche Roberto Verna, là in fondo si vede mister Gabriele che porta i palloni, c'è anche il mister Nicola là in fondo. Questi ultimi che sono arrivati proprio adesso, allora si stanno riscaldando. La temperatura è un po' frizzante, ovviamente stiamo andando verso l'inverno. Quindi comincia, quando non c'è sole si fa sentire le brezze. Ecco, c'è Marco D'Ottavio, il fratello di Matteo. Sta arrivando mister Gabriele con due sacchi di palloni. Come va mister, in forma? Tutto bene, zio Carlo, tutto bene. Bene. Ho visto che hai piazzato stamattina. Sì, ho preparato il campo stamattina per una simulazione di un programma che ci abbiamo prossimamente. Invitiamo le società e, da come vedi, possiamo realizzare in contemporanea due partite di pulcini 7 contro 7, da questo lato qui dove vedi tutti questi ragazzi. Poi qui alle tue spalle ci sono 4 campi per i piccoli amici e per i primi calci 2010, con le misure regolamentari per svolgere partite e anche con dei piccoli esercizi. E da questa parte possiamo vedere che ci sono, a livello coordinativo, mentre i bambini giocano, quelli che restano fuori possono. Da quell'altra parte invece ho preparato due campi dove possono giocare il 2009, sempre primi calci, e poi c'è un ulteriore campetto piccolino per i piccoli amici, perché se invitiamo la Pescara Calcio e il Manoppella Rabbona possiamo fare in contemporanea con l'ingresso in campo. Tutte le categorie possono giocare in contemporanea e nessun bambino resta fermo senza giocare. Questo deve essere un pochettino la nostra prospettiva per il futuro, cioè quello che i bambini devono giocare, non ci devono essere tempi di attesa, e nello stesso tempo permettere a tutti di giocare negli spazi giusti per le proprie categorie. Ok, okay, buon lavoro. Grazie, mister. Grazie. Ecco il nostro mister Gabriele di Felice, molto sicuro di sé, sa distribuire il rettangolo di gioco in tanti segmenti proprio per le necessità di far giocare tutti i ragazzi in contemporanea, di sfruttare ogni porzione di questo meraviglioso manto erboso. E si vede che ci mette l'anima e il corpo affinché tutto riesca nel migliore dei modi. Tant'è che ha preparato il campo questa mattina, proprio è venuto da solo a preparare il campo. Il rettangolo. Ecco i ragazzi, ognuno ha il suo pallone. Stanno facendo gli esercizi. Un po' di riscaldamento per riscaldarsi i muscoli. Si scaldano
in quanto fa freschetto, ma è la cosa normale in questo periodo, hanno modo di riscaldare le gambe. Là in fondo ci sono i portieri con Mister Gaspari, il loro preparatore. Qua si stanno riscaldando anche altri ragazzi. Ecco, manca solo un portiere, l'ultimo arrivato, Lorenzo Cotellessa, dei giovanissimi, mentre ci abbiamo dalla mia destra, ecco che c'è il pallone, Johnny Perrucci, portiere degli allievi, ecco con la divisa orange Matteo D'Ottavio, sempre dei allievi Johnny Perrucci, come ho detto, allievi Matteo, il ragazzo che tocca la palla è Daniel Ucci, dei giovanissimi, primo portiere. Dopo ci abbiamo un altro due portierini. Vai là, metti il gel. Ecco, qua sta passando Nicolò. Abbiamo Dinella, sempre dei giovanissimi. L'ultimo chi è? Lorenzo Cotellessa? Il piccolino che è arrivato adesso, chi è? Lorenzo? No. Lorenzo Cotellessa? No. Nato Borgia. Come ti chiami? Ah, bravo. Buon lavoro. Ecco, arriva un altro gruppo di ragazzi, sono i primi calci, sono i ragazzi di Mister Gabriele, alla spicciolata arrivano man mano, il mister lo sta sollecitando in quanto devono cominciare gli esercizi, allenamento, ecco arriva il gruppo portato da Mister Mancini Francesco, Man mano stanno confluendo tutti i ragazzi nel rettangolo di gioco.